Non vali nulla. Non ce la farai mai. Chi ti credi di essere? Tanto non piacerà a nessuno. Lascia perdere. C'è chi nasce coraggioso. A me non è successo. E più volte mi sono ritrovata a chiedermi come avrei potuto superare, se c'era un modo per farlo, questa costante, assillante sensazione di non sentirmi mai all'altezza. Non so se ho trovato la risposta, però nel corso della mia ricerca mi sono resa conto di una cosa. A fare la differenza sono piccoli momenti di coraggio che vanno a sommarsi gli uni agli altri e che ci rendono più fiduciose nelle nostre capacità di poter affrontare incertezze e imprevisti. Solo allenandolo, il muscolo del coraggio, un piccolo passo alla volta, allora sì ci accorgiamo di avere tutte le carte in regola, anche per imboccare strade inesplorate e per trovare soluzioni a sfide inaspettate. In fin dei conti, quante sfide abbiamo già affrontato che non pensavamo nemmeno lontanamente di poter superare? E invece, ad ogni minuscolo, anche microscopico step fuori dalla solita zona di comfort, quella vocina che è insistente e ci dice «non vali nulla» diventa sempre più debole, fino a quando non la sentiamo quasi più. Il che non vuol dire che andrà sempre tutto come avevamo previsto. Magari. Significa che troveremo la forza di metterci in gioco, pur non sapendo come andrà. E c'è forse un successo più grande di questo? Io non credo.